terminata da poco la partita qui a Gravina tra FBC e il Grottaglie e a dispetto di una gara sulla carta facile, si scontrava la capolista contro l'ultima in classifica, compagnia del presidente della squadra gialloblu Michele Zucchero, dicevamo a dispetto di quella che poteva essere una gara chiusa, è stata una gara epica, lottata, che ha visto la formazione di casa passare in svantaggio e in inferiorità numerica, poi tutto il cuore gialloblu Zucchero è venuto fuori e ha regalato il 2-1 prezioso per la squadra di casa. Ma io non l'ho regalato sinceramente, sono stati ragazzi che hanno fatto un secondo tempo, devo dire, strepitoso. Oltre alla professionalità, devo dire che hanno messo il cuore, e come tutti i gravinesi che hanno fatto sì che questa partita oggi si potesse svolgere, e quindi a tutti devo dire un grazie, grazie a tutta la cittadinanza gravinese, grazie a questi ragazzi, sono orgoglioso di essere il loro presidente. Guardate, in alcuni momenti mi sono anche ricreduto e ero preso dallo sconforto, ma oggi devo dire che è stata una giornata davvero importante, è per la classifica e per l'orgoglio che realmente abbiamo messo in campo. Partita non facile, al di là del fatto della partita appunto giocata, gara che è iniziata con tre quarti d'ora di ritardo perché per l'abbondante nevicata qui sul terreno di gioco si è chiesto appunto gli straordinari, anche la tifoseria a spalare il campo, poi si è riusciti a partire, quindi il primo grazie è ai supporter gialloblu. Esatto, è quello che dicevo poc'anzi, in effetti tutti i supporter gialloblu hanno dato una grossissima mano, perché penso che l'abbiano visto tutti, il campo era stracolmo di neve e nell'arco di un quarto d'ora, di mezz'ora, abbiamo spalato tutto quanto e abbiamo fatto sì che la partita si potesse svolgere. Oggi, ripeto, è stata una giornata campale, oggi è stata una giornata importante per i nostri colori. Oggi dico che abbiamo messo una pietra miliare e spero che questo sia l'epilogo di quello che ci eravamo prefissi, e spero che possiamo dire oggi di aver messo davvero una grandissima pietra miliare per il nostro obiettivo finale, che è la Serie D. Venendo al calcio giocato, non era facile in inferiorità numerica e sotto nel punteggio, è stato chiesto appunto alla squadra di ribaltare il punteggio, davvero ha visto il cuore di questi ragazzi riuscire a appunto ribaltare il punteggio 2-1 finale, davvero grande gioia per tutta la società. Esatto, cioè, tecnicamente non sono molto, molto ferrato, però quello che ho potuto vedere oggi, onestamente lo ripeto, davvero i ragazzi ci hanno messo l'anima, ci hanno messo il cuore, ci hanno messo tutto, la loro professionalità, perché davvero è raro vedere in questi ambiti calciatori che davvero ci mettono l'anima. Noi ce l'abbiamo già messa, loro ce la mettono e spero che alla fine possiamo arrivare a vincere questo ambito titolo che poi ci porterà nella storia gravinese. Giornata è iniziata con difficoltà, Presidente, appunto per il discorso meteorologico che abbiamo detto, poi nel punteggio si era in inferiorità numerica, però giornata che termina davvero con la ciliegina sulla torta, perché rallenta la corsa il Casarano, sconfitto a Leverano, rallenta la corsa anche il Barletta che non va oltre il pari a Locorotondo, davvero si vola ora sulle ali dell'entusiasmo e fra l'altro per la prossima partita, quella contro il Casarano, in terra salentina, sappiamo già dell'organizzazione di diversi pullman alla volta di Casarano, davvero volete il seguito delle grandi occasioni? Beh, guardate, io devo dire, è vero che abbiamo 10 punti di distacco sul Casarano, però dobbiamo essere sempre umili, sappiamo che della nostra forza, però l'umiltà deve regnare sovrana. Gliel'ho già detto ai ragazzi nello spogliatoio, continuerò a dirglielo, perché l'umiltà è la forza e la sapienza di tutto quanto. Quindi io mi auguro che si possa perseverare, si possa andare avanti e speriamo che alla fine, come sempre dico e lo ripeto tantissime volte, si possa raggiungere l'obiettivo prefisso. Questo è un mese importante, ce lo siamo sempre detti. Guardate, domenica andiamo a Casarano, poi giovedì c'è la finale di Coppa Italia e poi c'è un'altra partita molto importante che è quella col Barletta.
Noi penso che questo mese è il mese più importante e speriamo che alla fine si possa uscire vincitori.